sai qualcosa del 2035. Che forse non ci arriviamo. Al pandino che va a benzina. Okay. Ci sono anche aspetti problematici. Sono 10 euro. Aspetta che vedo se... Sai quali sono i vantaggi di avere un'auto elettrica? No. Ragazzi, possiamo farvi due domande? Possiamo farle due domande? Ti possiamo fare due domande? Hai voglia di rispondere a due domande? Ogni quanti anni bisogna cambiare la batteria di un'auto elettrica? Che domanda è? Oh. Mobilità elettrica, tu sai qualcosa? Zero. Confesso, io non ho auto, utilizzo soltanto car sharing. Lo fai per una questione di inquinamento o per comodità? Per una questione di inquinamento. Beh, Tesla. Ovviamente. Ciao. Cos'è? È il bello della diretta. Speravo io. Grazie. Ah, ok, sai che non sapevo si chiamasse auto termica. La vostra prossima auto probabilmente quindi sarà totalmente elettrica. Pronto, prova 1 2 3, prova tuk tuk tuk, funziona bene ragazzi. Il microfono vuol dire intervista. Volevo un po' di gente e in effetti un po' di gente c'è. Bene, partiamo. Voi siete di Milano, siete di qui, da queste parti, avete un'auto, utilizzate il car sharing? Che... Ibrida. Ibrida. Tutte e due. È una ibrida plug-in o è una ibrida normale? Normale. Normale. La mia plug-in. La sua plug-in. Ah, grande, quindi la ricaricate? Sì. Utilizzate i servizi di Milano per ricaricarla o avete un box? Siamo in realtà la ricarica aziendale. Vi piace questo metodo di... Non è proprio pratico. Non è molto pratico. Non lo faccio tante volte. Hai un'auto termica, immagino. Mm? Ok. No, hai un'auto termica? No. Quindi sì, va sì, con la benzina? È esatto. Ibrida o proprio... No, la benzina. Ho una Renault Clio ibrida. Vivo a Milano, non ho un'auto. Utilizzi car sharing o qualche mezzo? Uso un car sharing, cerco di preferire auto elettriche quando posso. Sì. Quindi hai avuto occasione di provare alcune auto elettriche? Ho avuto occasione di provare auto elettriche, sia con car sharing, sia su auto di amici. No, termica cosa vuol dire? Termica è un'auto a benzina, diesel. Sì. È una Toyota Auris ibrida. È un'auto già ibrida? Buon, sì. Perfetto. No, la vecchia macchina diesel. Se dovessi comprare un'auto, cosa faresti? Oggi comprerei un'auto forse elettrica. Sto pensando di comprare un motorino elettrico. Per una questione di manutenzione / consumi andrei su un'elettrica. Beh, userò quella di mio fratello. Piace la 500. Ti piace la 500? Ma elettrica o normale? Normale, penso. Normale. La vostra prossima auto probabilmente quindi sarà... Totalmente elettrica. Totalmente elettrica. Come mai questa scelta? Genitori. Genitori non sono amanti dell'elettrico. Non la usano, no. Non sono proprio informato su quello, sinceramente. È grande, è una cosa positiva. Però, elettrica non saprei. Se ti dico Tesla. Ah, vabbè, certo, è vero. Tesla non vabbè, vale. Taglia. Quali Tesla. Sono? Bravo. Genio. Oh. Questo sicuramente. Probabilmente già dopo che tolgo questa, quasi sicuramente penserò a una macchina... Completamente elettrica. Completamente elettrica. Elettrica. Elettrica, davvero? Un'ibrida probabilmente oppure... Sì, no, quello... Sai già? Hai una marca in particolare? Sì, per esempio ci sono delle Toyota... Oppure... Ma mi piacerebbero le nuove BMW elettriche. Ok. Sono molto belle, però sono anche molto costose. Ma SUV o...? No, coupé. Coupé. È un modello che mi piacerebbe, vabbè, in realtà chi è che non piace la Tesla? Ah, ok, bene. Infatti quando si parla di elettrico, tu pensi alla Tesla. Solo elettrica. Magari un giorno anche il car sharing. L'avremmo già presa anche a questo giro, soltanto che poi alla fine... Le auto elettriche che sono in circolazione hanno un'autonomia troppo limitata, quindi alla fine per il momento siamo sull'ibrido, però la prossima è sicuramente elettrica. Anche se ti devo dire la verità, l'altro giorno mi è capitato di utilizzare per la prima volta una macchina elettrica ed è stata la Dacia Sandero, non mi ricordo. La Dacia Spring. E ti devo dire la verità, alla fine cioè, era la prima volta che portavo un'elettrica, ha fatto il suo lavoro correttamente, per me ha funzionato bene. Bene. Sei soddisfatto. Quanti chilometri fai più o meno all'anno? 14-15.000 li faccio. Pochissimi. Non arrivo a 10.000 km all'anno. Ah, secondo te avresti un risparmio utilizzare l'auto elettrica oggi? Non lo so, non ho mai fatto i conti perché non ho scelto l'ibrida e non sceglierò l'elettrica in funzione del risparmio. Ah, ok. Principalmente, sì. D'accordo. 1.500, non ne faccio tanto. Usi veramente poco l'auto? Sì. Più di 10.000. Molti pochi, perché abitando in centro riesco a muovermi con i mezzi pubblici. È tosta. A parte che fa caldo, face. E poi la gente non si ferma neanche quando gli chiedi, ciao, scusa, posso farti due? Cioè, proprio... Però ogni tanto poi qualcuno ti risponde, allora ti ritira sul morale un po'. Ok.
si va avanti. Sai però quali sono i vantaggi per un'auto elettrica? Diciamo tra virgolette inquina meno l'ambiente, anche se non so questa cosa fino a che è vera. Fino a che livello, va bene. No, magari me li dici tu. Sì, va bene. Risparmi? E poi me la potrei ricaricare pure a casa da solo. Il fatto che sia silenziosa, quindi riduci anche il inquinamento uditivo, per così dire. Fa meno male all'ambiente che guidare una macchina normale. Poi il fatto che inquini molto di meno. Sai che non paghi il parcheggio blu? Ah, non lo in sapevo. Città, puoi entrare nelle ZTL mm-hmm. e non paghi neanche il bollo. Ah, il bollo non si paga? No, il bollo non si paga. Bello, figo. Per quanti anni? Se tu sei residente in Lombardia, sì. non lo paghi proprio. Vita proprio natural esente. Durante Vita dell'auto. Natural durante. Esatto, dell'auto. Anche in Piemonte. Nel resto d'Italia invece lo paghi al 25% dopo 5 anni. Per i primi 5 anni non lo paghi, dopo lo paghi al 25%. Ok. Sì, figo. Allora bisogna cambiare subito la macchina. Esatto. Spendete meno. Esatto, la benzina. Non male. Ci sono dai. Anche aspetti problematici però, tipo? No? Tipo le stazioni di ricarica. Ok. Quella corrente lì... Ce ne vorrebbe di più, dici? No, beh, a parte che ce ne vorrebbero di okay. più sicuramente, però da dove arriva quella corrente? Il nostro mix energetico, quindi il mix italiano energetico, abbiamo un 37% di energia rinnovabile e il resto è tutto fossile, quindi carbone, gas, mm-hmm. eccetera. Il fatto che tu arrivi alla colonnina e ti attacchi non ti dà la sicurezza al 100% che tu stai ricaricando con un'energia rinnovabile. Perché l'energia viene presa dalla rete in quel momento. Diciamo che i vari concessionari che hanno queste diciamo colonnine acquistano dei pacchetti di energia rinnovabile dal gestore della rete italiana. Quindi tecnicamente tu stai utilizzando energia che proviene dal mix energetico, però loro diciamo che acquistano energia 100% green. Dovrebbe essere 100% green sempre, però non è che arriva direttamente dal sole. Non è molto facile da spiegare. No, ma appunto. Io parlo di mobilità elettrica, signora. Ad alcuni può piacere, però. D'accordo. Buon Natale anche a lei, grazie. Se io ti dico 2035, tu sai qualcosa? So che nel 2035 ci sarà questa riduzione dei motori termici. Lo sa perché praticamente tutto il giorno che sta con noi a fare le interviste. Ho letto che è molto difficile per i produttori, per tutto il sistema, chiaro. Di adeguarsi entro quella data. Non sono in grado di valutarlo, però a me fa molto piacere. Poco realistico, però sì. No, cosa ne pensate? Cioè fa bene l'ambiente o... Secondo me sì. Sì. Figo, no? Sì, no, sì. Penso che sia una cosa molto positiva. No, penso che sia assolutamente una buona idea, una buona soluzione, anche perché potrebbe essere anche un primo passo verso la riduzione dei... Sono dell'inquinamento, cioè si parla tanto di cercare di rientrare un po' nei parametri per limitare il surriscaldamento globale, quindi insomma. Certo. No, è una cosa penso positiva, assolutamente, anche perché vai a eliminare la benzina, soprattutto con i prezzi che sono adesso. Ah beh sì, può anche sarebbe una cosa positiva, penso anche per l'ambiente, soprattutto visto che si sta pagando le conseguenze adesso che non piove da qua a Milano, non so come sia la situazione. Mi sembra un'ottima decisione. Con un'auto elettrica, secondo te, che spesa avresti? Molto ridotta. Io mi ero informato sull'ibrida, solo per andare al lavoro, adesso spendo intorno ai 100-140 euro al mese. Adesso faccio un'autonomia di 600-650 km, con un pieno invece con la Panda che avevo prima arrivava a 250-300. Quanto spendi per un pieno? Adesso 65. Con l'elettrica sei andato sui 20-30 euro, con l'ibrida scusami. Quindi fai 600 km con 65 euro? Sì. Ma sti cazzi. È tanto, io non me l'aspettavo. No, sono pochi. Sono pochi? In confronto all'auto elettrica. Ah, beh, in confronto all'auto elettrica. Con un'auto elettrica quanti chilometri fai? Non lo so, credo sui 400 con un pieno. E un pieno quanto costa di un'auto elettrica? Non mi sono mai interrogato. A casa 25 euro, forse no, meno. A casa, casa non lo 25 so, euro. Mio papà la carica con la presa perché? Del box. Che perché ha una plug-in. Ah, ha una plug-in. Infatti lui non paga benzina quando è in città. Quanti chilometri fa lui? 50, cioè chilometri. 50 di autonomia, cioè. Ibrida. Poi non sono sì. mai 50. Però. Però. E la usa 40. Per andare in giro qua? Sì, per andare a prendere mia mamma al lavoro, tornare indietro okay. tutti i giorni.
E alla fine non paga, cioè la benzina la paga solo quando esce da Milano. Beh, se io ti dicessi auto elettrica, tu cosa pensi per prima cosa? Beh, Tesla, ovviamente. Ragazzi, allora noi ci stiamo allontanando da Milano e se vi è piaciuto questo format mi raccomando lasciate un like e anzi se arriviamo a 2000 like lo rifaremo magari in qualche altra città e anzi facciamo così, ditemi voi esattamente in quale città andare, scrivetelo qui sotto nei commenti e magari scrivetemi anche qualche domanda scomoda da fare, le vostre domande saranno pubblicate e saranno fatte alle persone. Ma che bello! Mi piace tantissimo questa cosa. Quindi, a presto, elettronauti! Stay tuned!